Pargoline, allora benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, ho fatto shopping e per la prima volta ho acquistato da Zara. È il mio primo acquisto da Zara, per cui voglio vedere se le cose mi vanno bene e come mi trovo. Se per caso mi trovo bene, eccetera, ovviamente acquisterò ancora. Allora, uno è una scatola di H&M. Ovviamente anche a me da un bel po' che acquisto. E invece due sacchetti di Zara. E qua è la prima volta che acquisto. Per cui ovviamente tutte le cose le vedete indossate nella clip qua vicino a me. E prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video in cui io pubblico. Lasciare un like se vi piace questa tipologia di video, così ne faccio altri, e ovviamente sempre su Zara e H&M. Poi lasciare un commentino qua sotto, seguirmi su Instagram se volete, lì metterò qualche spoiler. E detto questo, iniziamo questo video. Ovviamente non so perché dico sempre la parola ovviamente, comunque c'è solo quella che mi viene in mente come parola. Quello che ho preso li vedete anche indossati su Instagram, per cui le foto che farò su Instagram ovviamente sono tutte queste cose che vedete sempre, questa parola. Iniziamo, che è meglio. Allora, vorrei iniziare da H&M e poi per finire da Zara, così facciamo un po' un po'. Allora, non li ho ancora aperti, per cui li apriamo insieme, perché volevo aspettare di aprire. Ovviamente ho rotto la scatola. Comunque, ecco il pacchetto. Iniziamo da questo. È impacchettato bene. Adesso lo apriamo e vediamo. La prima cosa che ho preso è questo elastico per capelli con il fiocco, che appena l'ho visto ho detto no, lo voglio. Non ho niente di simile di queste cose per i capelli. C'è l'etichetta e il fiocco è fatto così. Ovviamente non lo so perché ce l'ho in fissa. Comunque ve le faccio vedere tutte indossate. Comunque questo è troppo carino. Praticamente è di polyester 5% e basta. Per cui, prima che poi me li chiedete oppure non so, qualcuno è interessato, comunque è carino. Lo provo e vi faccio vedere poi come sta su. Poi andiamo avanti con questo pacchetto. Io spero che tutta sta roba mi va. Se non mi va, giustamente non la vedete indossata, perché poi lo devo restituire. Allora, ho preso il fiocchetto. L'ho pagato 6,99 euro, cioè il fiocchetto, l'elastico per i capelli. Poi ho preso queste scarpe che erano scontate, invece di 40 euro l'ho pagate 15, invece di 40 15 euro mi sembra. Stava anche cadendo. Comunque queste scarpe qua, che non vorrei rompere l'imballaggio prima che poi non mi vanno, per cui, e che cavolo, mi cade giù tutto. Però sono alte, a confronto che l'ho vista nella foto, sono alte, è di 10 cm il tacco. Ho preso il numero 39. Però vabbè, anche queste le vedete indossate. Allora, sono nere e hanno il tacco di 10 cm, se non mi sbaglio, sì. E hanno questo dettaglio
fatto praticamente così, sono molto belle. Dovrebbero andarmi per forza perché è il mio numero 39, per cui vabbè, comunque li vedete indossate. E sono, diciamo, belle lisce, per cui ho preso queste scarpe. Ovviamente c'è anche la seconda. Ma dato che costavano 40 euro e ho detto, ma sì, per... cioè costavano 40 euro ma erano scontate, avevo detto per 15 euro le voglio prendere. Infatti l'ho prese e sono molto belle. E questo è stato il secondo acquisto. O il terzo acquisto. Allora, in totale ho speso 41 euro invece di 60 perché avevo lo sconto del 25%. No, avevo lo sconto di 25 euro, per cui invece di pagare 60 euro ho pagato 41. E vabbè, solo per quello ho preso queste cose. Passiamo a questo, che è una maglietta. Questa la volevo prendere perché appena l'ho vista ho detto no, è troppo bella. Ho fatto cadere tutto. È troppo bella. Allora c'era nera e bianca. Dato che ho pensato bianca è sporchevole e io sono una che si sporca facilmente, è meglio prenderla nera, per cui l'ho presa nera. Io ho preso questa magliettina qua nera, fa un po' particolare, ha le maniche così praticamente, è scollata, per cui spero che mi va. La taglia, vediamo se c'è l'etichetta, sì, la taglia è una 50, io ho preso una 50. E la particolarità che mi è piaciuta di più è praticamente, adesso sto disfando tutto, infatti, no, l'ho disfato, era il fiocco che ovviamente ho disfato perché c'è le spalle scoperte. E poi c'era il fiocco, in poche parole. Allora, da vederla, sembra molto corta. Però, allora, questa l'ho pagata 20 euro. Sì, questa l'ho pagata 20 euro. E... adesso vabbè, se la vedete perché mi va bene, se no vuol dire che è da cambiare. Comunque è una XL, una taglia 50. E ho disfatto il fiocco, però lo vedete anche nella foto. Vi metto una foto che ho visto sul sito, che è bellissima. E dato che mi sono innamorata specialmente del fiocco, in poche parole, allora ho detto ma sì dai, io non ho queste cose qua, no? Non ho mai preso queste magliette particolari col fiocco, per cui volevo provarle, per cui spero che vanno bene. Poi talmente diversa che non lo so. Comunque questa è, beh, da vedere è grande, è larga, è molto larga. Speriamo che non la devo cambiare perché sennò è un problema. Poi, queste sono state le cose che ho preso da H&M. Sì, non è che sono brava a descrivere le cose, eccetera, per cui io ve le faccio vedere, che faccio prima, perché ora che descrivo tutte queste cose, tutte queste magliette, robe varie, ciao. Meglio passare a Zara e vediamo cosa ho comprato. Allora, mi hanno separato, anche questo ho preso tre cose, ma... dato che l'hanno separate, forse perché non ci stavano, non lo so. Comunque, vediamo. Sperando di non rompere anche questo, perché se poi la devo rimandare indietro, poi non ho una borsa. Allora, è impacchettato così. Per cui l'hanno impacchettato bene. Io cerco di non rompere la carta
ma è un po' complicato. Allora, la prima cosa che ho preso, ah, ma sono pesanti. Bene. Ho preso questi leggings che pensavo che erano leggeri, invece sono molto pesanti come tessuto, molto pesante. Come vedete sono semplicissimi, l'unica cosa che sono alti in vita, dato che non l'ho mai presi, le volevo provare. Se mi trovo bene compro ancora leggings. Il tessuto non è che mi piace tanto. Ho preso una XL, che è una 32, sperando che mi va, perché se... cioè sì, sono elasticizzati, però allora vediamo, c'è lo scontrino, vediamo se c'è scritto qualcosa, no, comunque sembrano anche questi poliester e poi vabbè, lascio perdere. Comunque sono fatte così, con queste borchie praticamente. È carino, ma non lo so, li proverò e vediamo se vanno bene, se no li rimanderò indietro, perché vediamo. Ma di più spero che mi vanno, perché sinceramente questi qui li ho pagati 15 euro invece di, non mi ricordo se era 30 euro di leggings, se non mi sbaglio. Comunque ho preso questi qua in vicino. Passiamo all'altra busta, che l'hanno incollata bene, che qua invece ci sono due cose che ho preso, ma non ho capito perché non mettono il biglietto, il volantino, che è praticamente questo, dove ti dice i prezzi eccetera, anche perché se io poi le devo restituire, come faccio a restituirle? Cioè, sì, ok che c'è il sito, però almeno la HM, cioè vabbè. Comunque anche queste sempre così. Ho preso due cose. Iniziamo dalla prima cosa, che è questa. Mi piaceva e la volevo prendere. È un vestito bianco, stranamente un vestito bianco, con la faccia di topolino, ma è troppo bella. Anche questa qua ho preso sempre una XL. Questa l'ho pagata 25,95 euro. Stranamente, no, non è un XL, è una L. Stranamente hanno messo il prezzo qua. Comunque ho preso una L perché era solo l'S, la M e la L, la XL non c'era. Allora ho detto, boh, forse mi va, potrebbe essere largo, infatti è largo, dovrebbe andarmi, devo provarlo e vedere, ma tanto poi lo vedete sempre indossato, però è carino. E fatto così, praticamente la particolarità che mi è colpito di più è la faccia del topolino, dato che io queste cose adoro e non ce li ho, allora ho voluto prenderli. Non so quanto mi durerà perché è bianco e io le cose bianche, però vabbè, proviamo e speriamo che mi va. Poi, perché questo non era scontato, e c'è anche il coso della Disney, questo. Poi passiamo all'ultima cosa. Allora, in totale ho speso 100 euro tra H&M e Zara, per farvi capire. Passiamo alla seconda cosa, che è una magliettina, sperando che questa... no, questa non ho gli occhiettino. Ok, ma dov'è la camicia? Ah, ho detto, che cavolo è? Ok, allora, questa ha una spallina. Ho preso la taglia più grande, che è la XL, c'era solo la XL, però non capisco perché hanno tirato via il prezzo. Questa qua l'ho pagata 40 euro, me lo ricordo, era l'unica cosa che costava come non so cosa, la volevo prendere in promozione ma non c'era. Alla fine ho detto, prima che va via il prezzo, cioè prima che va via la taglia, la prendo, e praticamente quella più grande. E questa camicetta
bianca, stranamente perché c'era solo questo colore, fatta così. Speriamo che mi va. E la particolarità che mi piaceva di più è perché ha la spallina, diciamo, scoperta e una manica, in poche parole, ed è praticamente va così. Da vederla è molto bella. Da indossata alla ragazza era stupenda, indossata a me, vediamo se... Perché le clip che voi vedete praticamente le registro dopo, non subito quando io registro praticamente questo video, per farvi capire. Per cui io lo vedo dopo se mi va la roba o se non mi va. Io spero che mi va bene e che non sia troppo stretta, che come, cioè, sul mio corpo praticamente spero che mi va bene, in poche parole. E dato che mi piaceva, la volevo prendere. I prezzi sono abbastanza alti, perché 40 euro per questa è tantino. Però ho detto, vabbè, è la prima volta, proviamo a acquistare, dato che parlano tutti di questo marchio di Zara, e l'ho vista anche a Milano. Qua da me non c'è praticamente Zara, per cui o acquisto online oppure vado a Milano per acquistare. Infatti, come vedete, ho acquistato online. Per cui niente, queste sono state le cose che ho preso. E totale 100 euro, perché da Zara ho speso 80 euro e qualcosa, però vi metto qua sotto il prezzo, e 41 euro da H&M, per cui ho speso un bel po', che poi calcolate che sono tre cose, non è che ho preso chissà cosa. 80 euro è tanto per tre cose. L'importante è che la qualità è buona. Molte persone dicono che è buona, si trovano bene, poi ho visto tante ragazze che fanno video di questo genere, specialmente di Zara, ho detto vabbè, proviamo, vediamo, se mi trovo bene anch'io, ok, se no lasciamo perdere. E niente, spero che queste cose vi siano piaciute, fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più, che cosa mi sta bene indossato, e credo che quando vedete questo video avrò già deciso se restituire queste cose, se mi vanno oppure no, per cui... Detto questo, spero che questa tipologia di video vi piace. È meglio che chiudo qui perché il video è durato anche fin troppo. Noi ci vediamo al prossimo video e io vi ricordo di iscrivervi al mio canale, così vedete se acquisterò ancora da Zara. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!